Salve ragazzi e bentornati su Dungeons & Cutsage. Oggi voglio parlare di un argomento inerente agli incantesimi e agli incantatori, cioè uno di quegli argomenti un po' spinosi per chi sta cominciando. Infatti cominciare con una classe da incantatore è sicuramente un po' più complesso che cominciare con una classe marziale, poco ma sicuro. Comprendere gli slot incantesimo, gli incantesimi preparati e conosciuti, la scelta degli incantesimi. Ci farò dei video dedicati appunto per poter aiutare chi ha deciso di iniziare con una classe da incantatore. Ma parliamo oggi della concentrazione, e cioè una di quelle caratteristiche degli incantesimi fra le più importanti e quelle che poi segnano davvero la scelta degli incantesimi e la scelta di come giocare, di come combattere, di come castare per l'appunto. Quindi andiamo subito a leggere che cosa ci dice il manuale sulla concentrazione, perché poi andando avanti nel video, arrivando alla fine del video, vi spiegherò come questa cosa che può sembrare un limite può essere non solo ovviata, ma può essere usata a nostro favore. Ma ci arriveremo piano piano come al solito. Quindi iniziamo con la lettura. Concentrazione. Qui siamo pagina 203 del manuale. Alcuni incantesimi richiedono all'incantatore di mantenere la concentrazione al fine di mantenere attiva la loro magia. Se l'incantatore perde la concentrazione, un incantesimo di questo tipo termina. Quindi, detto in maniera molto semplice, tu stai lanciando un incantesimo che richiede concentrazione, cioè tu non è come ad esempio un dardo di fuoco, fum, lo lanci, stop, finita lì, no. Alcuni incantesimi richiedono concentrazione, come ad esempio volare. Volare ti richiede la concentrazione, o invisibilità, è un qualcosa che ti richiede dire ok, sono invisibile, sto volando, ovviamente sto parafrasando in maniera simpatica, ma è per dire che effettivamente nel momento in cui tu casti un incantesimo che deve durare per turni anche, no? Che cosa succede? Tu devi essere concentrato su questo incantesimo. Puoi fare anche altre cose, non è che non puoi fare azioni, non puoi fare altre cose, ma devi sempre tenere presente il fatto che stai castando, che hai questo incantesimo attivo. È come dire che state guidando. Ecco, questo è un esempio piuttosto calzante. Non è che se stai guidando non puoi parlare con gli altri in macchina, ci mancherebbe. Non è che mentre stai guidando non puoi ascoltare una canzone, tutt'altro. Però, mentre stai guidando, ti devi ricordare del fatto che stai guidando, devi stare attento. Ci siamo. Quindi, stessa cosa vale per gli incantesimi su concentrazione. Devi rimanere concentrato su questo incantesimo. Quindi, se un incantesimo deve essere mantenuto tramite concentrazione, questo requisito è indicato alla voce durata nell'incantesimo. Ve ne faccio vedere qualcuno, ricordiamo 203, desiderio, wow, ok, vediamo qualche incantesimo, qualcosa di semplice, ma magari andiamo ad esempio a invisibilità, va, andiamo direttamente su un qualcosa di conosciuto. Invisibilità, contatto, quindi un'azione, tempo di lancio, agitata, contatto, componenti, verbale, somatica, materiale, durata, concentrazione, fino a un'ora. Vedete? Sezione durata, qui, concentrazione, fino a un'ora. Quindi ragazzi, qua ci stai dicendo che questo incantesimo richiede concentrazione. A differenza magari di inviare, non richiede concentrazione. In timore infernale non richiede concentrazione. Intralciare, sì. Ok? Concentrazione fino a un minuto. Ok? Quindi, torniamo a pagina 203. Abbiamo visto dove si vede, ma lo dicevo appunto qua. Nella sezione durata. Quindi, l'incantatore può terminare la concentrazione in qualsiasi momento. Non è richiesta alcuna azione. Normali attività come muoversi e attaccare non interferiscono con la concentrazione. Quindi, nel mentre tu sei concentrato, l'incantesimo che richiede la concentrazione lo dice nella descrizione durata dell'incantesimo, come abbiamo visto, e tu puoi decidere in qualsiasi momento, senza sprecare nessun tipo di azione, dire ok, annullo questo incantesimo, semplicemente ti deconcentri su quell'incantesimo, va benissimo, non richiede azioni, azioni bonus, niente.
Le normali attività come muoversi o attaccare non interrompono la tua concentrazione. Adesso andiamo a vedere che cosa può far interrompere la tua concentrazione. Quindi o volontariamente lo decidi tu oppure vediamo. Lanciare un altro incantesimo che richiede concentrazione. Questo è uno dei modi. Quindi se noi stiamo castando un incantesimo che... ad esempio richiede concentrazione, torniamo a invisibilità, eccolo, invisibilità richiede concentrazione, vedete? Quindi se io sto castando invisibilità, eccolo qui, sono concentrato, perfetto, sono concentrato su invisibilità. Prossimo turno voglio castare, invocare il fulmine, perché è figo, perché è bellissimo. Che cosa succede? Se anche questo incantesimo mi richiede concentrazione, in automatico mi annulla l'invisibilità. Cioè mi annulla l'incantesimo su cui ero concentrato. Quindi l'incantesimo che era rimasto attivo grazie al fatto che ero concentrato su di esso, termina. Ok? Quindi ricordatevi, se state castando un incantesimo che richiede concentrazione, nel momento in cui ne è castato un altro che richiede concentrazione, si annulla quello di prima, ok? Potete essere concentrati su un solo incantesimo alla volta. E adesso andiamo a vedere un altro modo per interrompere la concentrazione. Voglio lasciarlo per ultimo, il secondo caso. Incantatore incapacitato o ucciso. Qua spiega che l'incantatore perde la concentrazione su un incantesimo se è incapacitato o se muore. Incapacitato è proprio la condizione, vi rimando al video delle condizioni, ma incapacitato è quando sei ad esempio completamente svenuto o quando sei morto, privo di sensi. In quel caso se ti porta a zero punti ferita, boh, stop, hai perso la concentrazione, si annulla l'incantesimo e logicamente è anche giusto. Andiamo a vedere subire danni. Perché questa cosa, ragazzi, io per un annetto ho giocato in maniera sbagliata, anche di più. Ho fatto due campagne con questo errore, ma vi racconto quale. Subire danni. Ogni volta che l'incantatore subisce danni mentre si concentra su un incantesimo, deve effettuare un tiro salvezza su Costituzione per mantenere la sua concentrazione. Quindi. Poi andiamo a vedere la CD. Che cosa dice? Se io sono concentrato su invisibilità e mi arriva un danno, palla di fuoco, quello che è irrilevante, un danno, mi chiappa comunque una freccia, qualunque cosa, subisco un danno, che cosa succede? In quel caso io devo fare un tiro salvezza su Costituzione per capire, per determinare se rimango concentrato o meno su quell'incantesimo. Ed è ovvio se ci pensi, sono concentrato, se a un certo punto uno mi fa così, perdo un attimo la concentrazione. Per evitare che mi si annulli quell'incantesimo, che cosa succede? Devo fare un tiro salvezza su Costituzione, cioè devo resistere. Immaginate che siete concentrati, qualcuno vi fa male e voi dovete... devo resistere a non... su questo incantesimo, assolutamente. Funziona così. Qual è la CD, ragazzi? La CD, quindi il tiro salvezza su Costituzione, è pari a 10, risultato fisso. O 10 è la CD, o alla metà dei danni subiti. Quindi, che cosa succede? Succede che mi colpisce una freccia? Perfetto, quanti danni sono? 5? Perfetto, 10. La CD è 10, perché si sceglie il più alto, quindi... Mi ha dato un pugno, quindi che so, 3 danni, perfetto, la CD è 10. Mi è arrivato, che so, mi hanno fatto 15 danni con un attacco, perfetto, la CD è 10. Perché o la CD è 10 o alla metà dei danni subiti, si sceglie il valore più alto. Quindi, a meno che non mi fanno 22 danni, la cui metà è 11, quindi minimo 22 danni, la CD sarà sempre 10. Ok? Funziona così. Se invece mi fanno 40 danni in un solo colpo, la mia CD per mantenere la concentrazione sarà 20. Capito? Mi fanno 30 danni, la mia CD sarà 15. Funziona in questa maniera. Quindi, in definitiva, la CD
quindi la classe di difficoltà che bisogna superare per mantenere la concentrazione sul tuo incantesimo, quindi per non cessare per far sì che non si disattivi il tuo incantesimo, è pari o a 10 o alla metà del danno subito. Bisogna scegliere il valore più alto, ovviamente la metà per difetto. Quindi, ragazzi, ora, se l'incantatore subisce danni da più fonti, come per esempio una freccia e il soffio di un drago, effettua un tiro salvezza separato per ogni fonte di danno. Quindi, se mi arrivano tre frecce addosso nello stesso turno, io non è che faccio un tiro solo, io faccio tre tiri. Io dovrò tirare su concentrazione ogni volta che subisco un danno. E se ci sono 10 turni, ci sono 10 tizi che decidono di lanciarmi una pietrina che mi fa un solo punto ferita di danno, io comunque per 10 volte dovrò fare il tiro salvezza su costituzione. Capite? Così funziona. Per mantenere appunto la concentrazione. È giusto. È giustissimo. Ok? Ora, cosa vi voglio dire? Finiamo nel leggere. Nel caso di certi fenomeni ambientali, come un'onda che investe l'incantatore sul ponte di una nave nel bel mezzo di una tempesta, il DM potrebbe richiedere all'incantatore di superare un tiro salvezza su costituzione CD10 per mantenere la concentrazione su un incantesimo. Ovviamente non è soltanto per i danni, è anche per determinati effetti ambientali. Ti arriva un'onda addosso e proprio... Ok? Oppure stai... se sei lì... tu sei un bardo piuttosto, che ne so, timido, eccetera, eccetera, e che succede? Che vedi un'elfa piuttosto provocante, che vedi questa cosa, questa scena, presente negli anime che c'è quella che gli esce tipo il sangue dal naso, tipo una cosa del genere, tipo, ecco lì, gli fai fare il tiro salvezza e concentrazione, caro DM, ci sta, è anche figo. Quindi, sciocchezze a parte, ragazzi, questa per ora è la regola, ma non abbiamo finito, perché adesso parlo di un talento. Dunque, piccolo riepilogo. Alcuni incantesimi richiedono concentrazione, perché vogliono devono essere attivi per più tempo, per più turni, come ad esempio abbiamo visto invisibilità, come potrebbe essere volare, come potrebbe essere invocare il fulmine e altri ancora. La dicitura è nella sezione durata del singolo incantesimo. Andate alla pagina 207 in poi e li vedete tutti. Cosa succede? Nel momento in cui voi volete che cessi questo incantesimo, semplicemente dite ok, smette di essere attivo, non vi costa azione, non vi costa niente. Quando è che si interrompe la concentrazione? Nel momento in cui castate un altro incantesimo con concentrazione, quindi uno sostituisce l'altro, ok? Non possono essere attivi due incantesimi su concentrazione contemporaneamente, perché o vi concentrate su uno o vi concentrate sull'altro. Non esistono eccezioni in D&D su questa regola. Oppure, se finite privi di sensi, quindi incapacitati, o morite, in quel caso si interrompe in automatico, ovviamente, oppure se subite danni. Nel caso subiate danni, dovete fare un tiro salvezza su costituzione per mantenere la concentrazione. La CD è data da 10, cioè è o 10 o la metà del danno subito. Si sceglie il più alto tra le due, quindi... sotto i 21 danni sarà sempre 10, ovviamente che la metà è sempre per difetto 10. Sotto invece dai 22 danni in su, quindi 11, si sceglie il più alto. E questa qua è una cosa molto semplice. Anche se ti fanno un solo danno, la CD sarà 10, quindi occhio. Se arrivano danni da più fonti, quindi che so, vi colpiscono 10 frecce, prima che ritocchi di nuovo a te, tu per 10 volte dovrai fare il tiro salvezza su costituzione. Ora, qual è il punto? E qui arriviamo al talento, ragazzi. Ma non solo. Abbiamo detto che la CD è data dalla costituzione. Quindi un alto punteggio di costituzione noi capiamo essere molto utile per quelle le classi da incantatore. Un mago, uno stregone, un druido, che comunque utilizzano incantesimi su concentrazione, beh, a loro serve avere un alto punteggio di costituzione, se ci pensate, perché altrimenti... ehi, casto l'incantesimo. Se hanno bassa costituzione, la CD, beh, va a superare, non è facilissimo. Per ora è 10, magari
ti affidi al dado, che su un di 20 è un 50% di possibilità. Ci può stare. Magari hai la classica, la competenza nel tiro salvezza, vabbè. Però, qual è la fregatura? Che se ti arrivano più attacchi, che fai? Ogni volta è di nuovo 50-50. E se si sale di... quando si sale di livello e ti arrivano non più... la CD non è più 10, ma diventa, che so, 13-15, perché cominciano i danni grossi, che fai? Beh, quindi, primo consiglio, valutate la costituzione. Valutate di alzare un punteggio di costituzione, anche di poco, anche non di tantissimo, ma è molto utile. Valutate di scegliere quelle classi che hanno le competenze nel tiro salvezza. Valutate anche i talenti che vi danno la competenza nel tiro salvezza, tipo resiliente. Ma questo talento, ragazzi, incantatore da guerra, leggiamolo insieme. Prerequisito, la capacità di lanciare almeno un incantesimo. Il personaggio si è allenato a lanciare incantesimi nel bel mezzo del combattimento e ha appreso le tecniche che gli forniscono i benefici seguenti. Ora, al di là degli altri benefici, che li diremo tanto per dovere di cronaca, ne ho già parlato nel video dei talenti, vi ci rimando, guardate qua, dispone di vantaggio ai tiri salvezza su costituzione, che effettua per mantenere la concentrazione su un incantesimo quando subisce danni. Ragazzi, ci tenevo a farvi vedere questo talento, non tanto per creazione di build, poi ne faremo, non vi preoccupate, ma un incantatore che possiede questo talento avrà vantaggio ai tiri salvezza su costituzione per mantenere la concentrazione, solo per questo. Non per resistere ai veleni, non per fare altre cose, solo per mantenere la concentrazione, perché sei un incantatore da guerra. Quindi, amici miei, soprattutto voi novizi, avete scelto una classe da incantatore? Complimenti, è una bellissima classe, è una bellissima scelta, dipende che classe avete scelto, come avete intenzione di giocarlo, sarà una bellissima esperienza. La cosa che vi chiedo però è, 1. Attenzione agli incantesimi che scegliete. La scelta è molto importante. Non vi riempite di incantesimi su concentrazione e basta. Scegliete anche incantesimi che non lo siano, perché sennò uno esclude l'altro, eccetera, eccetera. Ma soprattutto, non sottovalutate la questione costituzione. Qualche puntino in costituzione è utile per i tiri di salvezza. Infine, questo talento è davvero utile. Vi consiglio di utilizzarlo, vi ho già rimandato il video dei talenti, e anche su come funziona la regola, è la nostra house rules, cercatela sempre nei video. Ma, ragazzi, pensiamo a come rendere questa cosa a nostro favore, perché non siamo solo noi incantatori, magari gli incantatori sono i nemici. Come facciamo, quindi, a rompere un nemico, a rompere le capacità magiche di un nemico? Come facciamo davvero a distruggerlo? Ebbene ragazzi, ricordate che questa concentrazione, come dicevo, ce l'hanno anche i nemici, quindi volete finalmente farla pagare al DM che vi mette i mostri bastardelli? Perfetto. Vi consiglio un bell'incantesimo, che è uno degli incantesimi più banali che esista, e cioè Dardo Incantato. Perché Dardo Incantato è davvero un incantesimo che secondo me va preso da giocatori, nel momento in cui voi giocate ad esempio un mago o comunque una di quelle classi che ha la possibilità di prenderlo, non tanto per il danno, il dot di danno, ragazzi, è basso, non è che chissà che cosa, se non andiamo a vedere il dot di danno è un D4 più 1, cioè sono 3 dardi, un D4 più 1 per dardo, quindi sono 3 D4 più 3. Se tu lo sei, sono 3 nemici, un dardo 1 e un D4 più 1, li splitti, ok, ma li puoi anche buttare tutti su uno, ma vabbè. Qual è la cosa figa di Dardo Incantato, ragazzi? Che se voi decidete di mandare tutte e tre i dardi su un unico bersaglio, e qua cosa dice? L'incantatore crea 3 dardi, ogni dardo colpisce una creatura che sia in grado di vedere, ovviamente, li colpisce in automatico, non c'è un tiro per colpire, non c'è un tiro salvezza, basta che lui sia capace di vederlo, quindi non alle creature invisibili, lo vede, sì, boom, li colpisce in automatico. Ragazzi, sono 3 dardi. E se
castati di slot superiore. Aggiunge un dardo ogni volta. Ora, non è il danno la cosa importante. Tre dardi, tre tiri salvezza su concentrazione. Costituzione per mantenere la concentrazione. Se c'è il nemico invisibile, che magari sta volando, castati di dardo incantato. Perché? Perché se questo il suo volare è dato da un incantesimo, ebbene, tu gli dici al DM, DM, casto dardo incantato. Ok, lo prendi, fai tutto, il DM ride. Sì, ok, però sono tre dardi. Voglio tre tiri su concentrazione. E tu vedi il DM che fa. Ok. Superato. Fallito. Capite? La figata è utilissimo. Usare attacchi multipli, anche piccoli, contro una creatura, magari un incantatore che sta castando l'incantesimo più, oh mio Dio, che c'è. Ebbene ragazzi, semplice, rompetegli la concentrazione. Usate dardo incantato, colpitelo con le frecce, fate un qualcosa dove non è importante realisticamente il dot di danno, quanto il fatto di dover tirare più volte, ok? Perché ragazzi, anche se voi fate un bel danno, invece quindi la CD, invece che essere 10, sarà 12, 13, ok, ma volete mettere, se invece di fare un solo tiro, questi ne fa 7 tiri, e volete che, la probabilità è comunque, come dire, tu puoi lanciare per 100 volte una monetina, sempre il 50% ci sarà, è vero, però volete mettere che lui deve fare 7 tiri salvezza. Prima o poi tutti fanno uno, ok? Quindi ragazzi, questo era il video sulla concentrazione. Spero di essere stato chiaro, ma penso proprio di sì, alla fine è una cosa piuttosto banale. Ci tenevo a farvi capire come la concentrazione è un'arma che può essere terribile su se stessi, può essere ovviata aumentando il punteggio di costituzione, usare il talento può aiutare tantissimo, trovare la classe o usare quell'altro talento resiliente che vi consente di avere il tiro salvezza, questo vi aiuta, ma è un'arma che può essere utilizzata contro i nemici che castano incantesimi su concentrazione. Vi ricordo, non prendete troppi incantesimi su concentrazione e potete fare tranquillamente tutte le altre azioni che volete nel momento in cui siete concentrati, semplicemente occhio. Detto questo ragazzi, grazie a tutti. Iscrivetevi al canale se il video vi è stato utile, fatelo conoscere agli altri. Ho visto una cosa bellissima, per me la prima volta, su una pagina Facebook, un tizio ha chiesto aiuto su una cosa, su un argomento, e un tizio che io non conosco ha linkato uno dei miei video a lui, e io mi sono commosso tantissimo di questa cosa. Quindi ragazzi, fate lo stesso, vi ringrazio se lo fate tantissimo. Quindi iscrivetevi al canale ragazzi, mettetevi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale Discord, abbiamo il gruppo Telegram, entrate tutti quanti, Facebook e Instagram. E come dice Salvatore ragazzi, alla prossima qui su Dungeons & Cutsage. Salute e frecce a tutti. Ciao.